e anche quest'anno a Lucca Comics. Sono arrivata adesso, quest'anno sono partita presto, quindi sono arrivata presto, non è stato difficilissimo nemmeno trovare tanto il parcheggio. Quest'anno ho messo la parrucca questa comoda perché, come vedete, ho zaini e cose varie, quindi la parrucca lunga è alquanto scomoda. E quindi adesso niente, mi dirigo al centro del Lucca Comics. Quest'anno non giro a caso, ho ben due mete quest'anno. Ho il Japan Town da andare a vedere ed esplorare, e poi devo andare al Palazzo Canova o Sala Canova, boh, vabbè, insomma, perché c'è tutto lo stand dei Copic Markers e quindi sono tutta emozionata. Faccio vedere il trucco perché mi ci sono impegnata, non so se si vede, ho fatto tutti gli occhi glitter sul rosa e io adoro questo trucco. E quindi niente, si va a Lucca Comics. Yeah, oggi è il primo giorno, è il primo novembre e non c'è casino, devo dire che non c'è tutta la confusione che c'era gli altri anni, forse perché è presto, non lo so, vabbè, sono 9:30 e quindi ci vediamo a Lucca Comics. C'è proprio carine queste cosette, c'è sono tipo tende, non è carini i famosi gattini. Ah, prossima meta è qui, però adesso continuiamo qui a Japan Town. Comunque non c'è tantissima gente, forse perché non sto proprio al centro. Sono carine. Allora, ho visto una cosa, c'è l'esposizione dell'Accademia Europea di Manga. Poi ci sono anche i Copic. Cioè, ma quanto sarebbe figo partecipare, anzi frequentare un'accademia di manga. Cioè, bellissimo. Comunque qui c'era anche uno stand dove facevano tipo una breve lezione di disegno, di inchiostramento, insomma. Ma tirava, però vabbè, dico no. Sono andata un pochino in giro, ho fatto anche un po' di shopping, piccolo piccolo po'. C'era lo stand con tutti i prodotti originali di Sailor Moon. Però io lì ci devo andare da sola perché la gente con cui sto non è molto da Sailor Moon e quindi spero di tornarci e comprare qualcosa perché c'erano i trucchi di Sailor Moon bellissimi. Comunque adesso entriamo dentro alla sala Canova. Cioè io qui muoio, a parte vabbè, tutto in giapponese, però vabbè, sono tutti questi libri, guardate bello il suo stand. Tutti questi libri che insegnano varie cose, tecniche di disegno. Questo mi attira tantissimo, che è per disegnare le lolite, questo è per disegnare tutte le posizioni, cioè io uno l'ho da prendere, cioè bellissimo. C'è tipo che mi sono venuti proprio gli occhietti a forma di cuoricino, quindi io un libro lo prendo. Cioè, questo stand è bellissimo. Eccomi. Sono tutte quante fatte con il legno. Guarda che c'è la spina. Cioè, Aurora. Sta proprio bello. Guarda. Di calamite. Poi c'è anche tutto di legno. Passeggiando ho trovato questo posto che l'altra volta mi era sfuggito, forse molto bello perché c'è questo albero tutto quanto così mezzo secco. Ok, l'albero è brutto, però insomma bellissimi i colori. Ma poi è bellissimo l'albero lì sotto,
E praticamente ci fanno le foto tutti i vari cosplayer. Allora, una specie di stagno. Ho trovato il raduno dei cosplayer e qui ci dovrebbe essere anche un mio amico che fa le foto. Adesso vediamo, qui almeno qui ci sono un po' di costumi, perché in giro non è che ce ne siano tantissimi. Ma comunque non è che ce ne siano tantissimi anche qui. È che... Boh, forse perché oggi è il primo giorno, ma... quindi da una parte è un po' meglio, no? Perché si sta tranquilli, anche vari stand si possono guardare con calma, anzi non vedo l'ora di farvi vedere cosa ho preso, perché non ho preso tante cose, che comunque costano un botto, però qualcosa ho preso. Però è un po' triste, l'altra volta c'erano più costumi. Tre ore per una foto. Siamo andate. C'è un tizio vestito anche da drago. Quindi come si chiamava quel cartone? Com'era? Buono, non me lo ricordo, però l'ho visto. Io comunque i testi cosplayer non li vedo. Ed ora vi mostro il mio piccolo bottino di ieri, veramente piccolo, perché io avrei voluto veramente prendere almeno 3/4 cose in più, ma i prezzi erano davvero alti, secondo me troppo alti, e quindi insomma ho dovuto rinunciare a qualcosa. Ho preso proprio quelle cose che magari, ecco, non trovo normalmente in giro. Allora, al Japantown ho preso solamente i dolcetti, ovviamente già finiti, questi qui pochi che sono una specie dei nostri Mikado. Questi io non ho idea di cosa ci fosse dentro, perché è tutto scritto in giapponese, però erano buonissimi perché avevano diciamo il bastoncino di pasta scuro, presumo, quindi con un po' di cioccolato, e tutta la cremina intorno al bastoncino bianca, non lo so, erano buonissimi. Forse c'era qualcosa anche di vaniglia, comunque l'ho già finiti. La confezione la tengo perché è troppo carina. Poi sempre al Japantown ho preso un libro bellissimo e adesso ve lo faccio vedere. Allora, il libro in questione è questo, ve lo metto così, ed è praticamente un libro di disegno. Praticamente c'era tutto uno stand con un signore giapponese che è uno degli autori di questi libri e una ragazza che traduceva, e praticamente c'erano tutti quanti questi libri che insegnavano, ora qui non c'è più la scritta in italiano, a disegnare diverse cose in stile manga. Questo era quello, se non mi sbaglio, tipo sulle pose, comunque sugli abiti, pose un po' carine, e io ho voluto prendere questo, ma c'erano davvero tantissimi, e ora poi vi faccio vedere. La cosa carina è che, a parte me, è un libro enorme, veramente grande, non so quante pagine ha, 175 pagine, quindi è un bel libro, ma io, cioè, non mi stancherò mai di sfogliarlo, perché è davvero bellissimo. Ovviamente è tutto scritto in giapponese, quindi arrivederci, ciaone proprio. Però ecco, vedi, insomma, comunque ci sono i disegni, quindi insegnano comunque bene o male a capire come disegnare anche l'anatomia, e pose carine, insomma, vestiti, tante cose. Ed è veramente bellissimo, ma anche solo da tenere così
in esposizione, c'è anche questa specie di segnalibro, diciamo. Hobby Japan era praticamente lo stand dove sono andata e io ero proprio affascinata, cioè li avrei voluti comprare tutti, ma considerate che questo costa 20 euro, quindi a posto così. E dice che praticamente ai primi 30 clienti che avessero acquistato regalavano questa cartolina che è proprio autografata da uno degli autori. E quindi niente, questa qui scritta a mano, si vede insomma che è scritta a mano. Cosa c'è scritto? Non so, ci sarà scritto grazie per avermi regalato 20 euro. E quindi niente, la tengo insomma per ricordo, è bellissimo. Poi sempre al Japantown sono stata, c'era uno stand e praticamente c'era, se avete visto anche il mio Instagram, avete visto che ho fatto una foto, c'era praticamente disegnato questo trono con la sedia vera, quindi ci si poteva sedere e fare la foto con il trono dietro di questo gioco che è il Ni no Kuni 2, Ni no Kuni Tuni, Revenant Kingdom, e praticamente se facevi la foto ti regalavano questa serie di cartoline, vedete, no, cartoline staccabili, che poi le cartoline neanche si mandano più comunque, e con tutte le varie immagini, presumo del videogioco, ma io comunque me le tengo perché è comunque un ricordo della giornata, è bellissima, comunque sono disegni veramente bellissimi e quindi me lo tengo. Poi sono stata al Milk Shop, non so se lo conoscete, è un negozio online della ragazza che si chiama The Lost Jade, che io seguo su YouTube, ha pubblicato anche il suo manga in 3 puntate, insomma è veramente brava e quindi ci tenevo a incontrarla, a vederla. E ho voluto prendere questo portachiavi che praticamente rappresentano quindi i due personaggi dei suoi fumetti. I fumetti non li ho presi, ho preso un'altra cosa che poi vi faccio vedere. Con l'occasione che ho la videocamera girata in questo modo, vi faccio vedere anche che c'era praticamente tutto lo stand dedicato a Sailor Moon, che vendeva di tutto, io avrei voluto comprare di tutto, alla fine mi tengo solo il Deblia perché costava veramente tanto tutto e qui praticamente ci sono tutte le possibili cose che si potevano comprare. A me piaceva tantissimo e non so se si riesce a vedere, sì, credo di sì. A me piaceva tantissimo di prendere l'eyeliner, però come vedete costava, vabbè, costa 4 euro. Volevo prendere i rossetti, però poi ho visto qui c'è scritto lucida labbra e lì c'era scritto rossetti, questi e qui 15 euro. Poi c'era bellissimo il profumo, guardate quant'è bello il profumo, 28 euro. C'erano tutti i prodotti di make-up, c'era quindi anche la cipria, il blush, ma la cosa che mi piaceva tantissimo era questa, erano le cuffiette con il portacuffiette, ma 25 euro, era davvero tantissimo, e qui c'erano anche tutti i vari blush, insomma c'era veramente tantissima roba. E originale, quella proprio originale giapponese, però vabbè, c'erano tantissime cose anche per la scrivania, penne, matite, stickers, di tutto, veramente di tutto, le clip, borsette varie, va veramente tanto tanto tanto, e le cuffie per i cellulari probabilmente dovevano essere solo Apple, e tante cose insomma. Io mi tengo il Deblia perché veramente prezzi assurdi. Poi sempre da quel negozietto di prima, The Lost Jade, ho preso la magliettina questa, di questo bellissimo verde, con questa pure l'ha disegnata quella ragazza, da tutti le kawaii, e infatti qui c'è scritto Giada Chan 89, Giada Romano si chiama la ragazza. E quindi insomma ho preso anche questa magliettina che è la S. C'era una felpa bellissima con un teschio,
nera e rosa, insomma molto carina. La S però era veramente enorme, quindi ho preferito prendere una magliettina. E quindi niente, questo è il mini vlog, il mini shopping di del Lucca Comics. Giornata bellissima, peccato pochi cosplayer. Non so se perché era la prima giornata, non lo so, ma c'era veramente poca gente. Quindi bene perché in macchina si girava bene, male perché comunque io mi aspettavo di incontrare molti più cosplayer, soprattutto quelli in tema steampunk, invece veramente ne ho visti pochissimi. Comunque bella giornata, giornata un po' diversa dal solito. E quindi niente, grazie per aver condiviso con me queste mie piccole cose. Vi ricordo che sotto trovate i link per i miei social e quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!